Buonasera, bentrovati di nuovo, con grande piacere. Insomma, cerchiamo di prepararvi sempre qualche sorpresa perché, ok, per fortuna adesso ci si può muovere un po' di più, state sempre attenti, fate le cose con la testa, mi raccomando, vi do il tempo di collegarvi. Questa è un'altra puntata di Pupo e Ambesi Live by Night e ci avviamo verso, diciamo, non ne faremo ancora tante di queste puntate, però magari potrebbe anche essere che si possa continuare a farvi delle sorprese. E già quella di stasera, per quanto ci riguarda, lo è, perché siamo davvero contenti che abbia accettato il nostro invito, anche perché in qualche modo è la prima di un paio di due o tre, diciamo, dirette che faremo, che credo sono collegate in qualche modo. Intanto vi presento, come al solito, il compagno di merende che è pronto già a scalpita perché, insomma, è a casa sua, non soltanto dove lo vedete, ma in generale, Massimiliano Ambesi. Ciao a tutti. Massimiliano è esperto di tutti gli sport invernali, però se ce n'è uno che ha praticato più degli altri, facendo anche qualche garetta, è quello di cui parliamo stasera. E parliamo di short track. Abbiamo con noi colei che ha vinto la medaglia più giovane a livello di sport invernali, addirittura nella precedente Olimpiade italiana, quella di Torino 2006. Lo sapete, l'abbiamo annunciato chi sarebbe stato con noi, Arianna Fontana. È un piacere ritrovarti. Ciao, ciao a tutti, buonasera. Esatto. Siamo collegati con lei da Berbenno, siamo in Valtellina praticamente, che tra l'altro è la terra da dove arrivava poi un altro, quello che ha aperto la serie di medaglie pesanti invernali, la prima d'oro, Nino Bibbia, anche lui vicino a te, altro sport, lo skeleton. Però insomma, diciamo due cose di Arianna, prima di metterla, come dire, a disposizione di Massimiliano, che ha una serie di sorprese per lei anche e per voi, perché si è messo lì giusto a fare due o tre calcolini, a vedere due o tre cose interessanti. Ricordiamo che intanto Arianna Fontana insomma, sta tallonando Stefania Belmondo a livello di medaglie olimpiche conquistate. È veramente, sente il fiato sul collo, lo scricciolo. Stefania Belmondo, perché il numero considerevole è quella che ne ha vinte di più insieme a un paio di nomi importanti che poi farà Massimiliano Ambesi nel suo sport, nello short track, che può diventare facendo un'altra Olimpiade, chissà, magari anche due, speriamo noi, ma comunque intanto arrivando già alla prossima farebbe un gran numero di partecipazioni olimpiche, perché anche lì altri record che si possono battere o comunque eguagliare, e ricordo che è arrivato anche l'oro nei 500 metri per un qualcosa di forse più o meno così, 22 Bastava centimetri. anche tanto così, guarda. E quindi, insomma, hai fatto qualcosa di straordinario quella volta a Pyeongchang. Noi siamo qui per renderti omaggio e soprattutto per ospitarti in queste nostre rassegne di diretta, perché si alza sempre di più il livello e tu sei un punto di riferimento per gli sport invernali. Io ti voglio iniziare a chiedere questo, perché tu non hai avuto la fortuna come Dorothea Wierer di uscire di casa e dire: ok, lì c'è il ghiaccio e io vado a fare questo sport che mi piace. Hai dovuto fare qualche chilometro in più di Dorothea per trovare il tuo posto dove diventare grande, insomma, a Bormio, che è un po' più in su, faceva avanti e indietro con i genitori della tua amica, con i tuoi genitori, la tua famiglia, che hanno avuto un grande ruolo anche per permetterti e permetterci di vedere qualcosa di incredibile che sei stata in grado di fare, no? Sì, come hai detto tu, io ho iniziato a pattinare a 4 anni, prima sulle rotelle, poi sullo short track e diciamo che con le rotelle ero più vicina perché andavo a Sondrio, quindi in 10 minuti, un quarto d'ora di macchina ero arrivata. Poi per pattinare sul ghiaccio all'inizio pattinavo in Valmalenco a Lanzada, poi la società purtroppo ha chiuso, quindi come hai detto tu ci siamo trasferiti a Bormio e lì grazie all'aiuto dei miei genitori e dei genitori di quest'altra ragazza che anche lei si chiama Arianna, facevano una volta a testa portarci avanti e indietro da Bormio 4 volte, se anche a volte 5 volte a settimana, quindi non era una cosa leggera e facile, soprattutto comunque c'era anche la scuola e
però si è fatto, abbiamo fatto tutti un po' di sacrifici e insomma, grazie sicuramente in primis ai sacrifici dei miei genitori che siamo poi qua oggi noi a parlare. E poi ovviamente adesso faccio scaldare Massimiliano perché è successo Lo questo. vedo Tu che è non... lì che Sì, freme, punto. freme. Tu non te lo ricordi ovviamente, però io e Massimiliano siamo stati una volta a Bormio, esattamente non mi ricordo che mese fosse, se era già... Luglio. Infatti mi ricordo che non era Luglio. inverno, era quando faceva caldo. Allora, siamo lì per intervistare Capurso e altri atleti dello short track a Bormio. E a un certo punto entriamo nel palazzetto del ghiaccio di Bormio e Massimiliano mi dice, guarda, mi batte sulla spalla, mi dice, guarda quella ragazza là, perché secondo me quella da guardare è questa qua, o mi sbaglio, Ambesi? No, io in realtà ti dissi, ok, cambiamo spartito, intervistiamo lei, perché Voleva io fare così. non ti avevo mai visto sul ghiaccio. E ti vidi in quell'allenamento e mi resi subito conto che eravamo al cospetto di qualcosa di diverso. Infatti a lui lo dissi subito. La frase fu tipo, una così non l'abbiamo mai vista noi. È incredibile. Poi ricordo che dovevamo intervistare una compagna di squadra perché iniziava un tour da Bormio che ci aveva portato in Alto Adige a intervistare tutta una serie di atleti legati, credo, a uno sponsor, ma poi nel viaggio verso l'Alto Adige lui si è dovuto ciucciare 2 ore di come pattinava Fontana, perché sarebbe diventata forte Fontana, cosa aveva Fontana, non ci credo a quello che ho visto e cose di questo tipo, ecco. Per cui parte preparato, Dario, è stato uno dei primi a capire che cosa si era visto quel giorno. Vedi? Insomma, adesso non so tu a cosa puoi legare la memoria di quel periodo, però i tuoi allenamenti, questo dimostra anche il fatto che comunque non è soltanto l'inverno dove bisogna essere pronti, ma bisogna lavorare tutto l'anno e tu fin da piccolina proprio, è una caratteristica poi del tuo sport, sei già stata in grado veramente a 15 anni di vincere medaglie pesanti, perché a 15 anni e 10 mesi all'Olimpiade, se non ricordo male, perché tu sei anche tu di aprile come Dorotea. Sì. 14, credo, no? Giusto? E quindi un paio di mesi prima del tuo 16° compleanno fai questa grandissima cosa alle Olimpiadi e sei ancora qua a essere in gioco, ai giochi comunque, La vecchietta continua, insomma, a farsi avanti. Sì, no, sembra a me ogni tanto più quando ci penso. Appunto a Torino, tutto quello che è successo nel mezzo, anche sono ancora qua e comunque ogni anno sono più forte, più veloce, dico, boh, non so cosa mi sta succedendo, sarà che comunque ho trovato finalmente una persona che sa aiutarmi, che fino in fondo, che mi capisce, che mi mette sempre alla prova e in questo modo riesco sempre a stimolarmi e a dare sempre quel qualcosina in più, quindi magari è quello, o magari che ne so, in verità quello che si dice che lo short track è uno sport da giovani, in realtà non è, non lo so. Ma di queste cose ne parlerà Massimiliano. Io voglio soltanto avvertirvi di questa cosa, che adesso parleremo della carriera di Arianna perché ci sono tante cose da dire, ma poi vi racconteremo anche quello che tra poco farà Arianna, perché è in partenza per giustamente, finalmente riabbracciare il suo compagno e andrà negli Stati Uniti. E questa è anche una parte del nostro racconto che sono molto curioso di sentire da Arianna. Però voglio anche, prima di lasciare la parola a Massimiliano, sottolineare che tu non hai potuto fare il mondiale, ma i test che ti aveva preparato appunto Anthony e a cui ti sei sottoposta dicevano che tu eri anche più in forma di Pyeongchang. Sì, quindi diciamo che un po' vabbè, ce l'aspettavamo di questo, della cancellazione dei mondiali, però sai, fino alla fine noi ci speravamo perché l'ultimo è stato, diciamo, io non sono andata a fare le ultime coppe del mondo proprio perché volevo, il mio obiettivo della stagione passata erano i mondiali, quindi
volevo stare a casa ad allenarmi, quindi siamo rimasti a Courmayeur. Abbiamo fatto venire, Anthony ha fatto venire questo ragazzo canadese, Olivier Jean, che mi ha aiutato con gli allenamenti. E sono state 2 settimane davvero intense, molto dure, e sono uscita da quelle 2 settimane che ero piegata, mi sono pure messa a piangere un giorno sul ghiaccio, cosa che non è mai successa in vita mia. E mi ricordo che Anthony, non lo ricordo come se fosse successo 5 minuti fa, Anthony si è avvicinato a me, mi ha visto che comunque stavo piangendo, che non stavo bene, e mi fa: ricordati che questo è quello, è la sensazione che provi a 3 settimane da vincere un mondiale. E io lo volevo guardarlo per dire: ma vai a quel paese, cioè ero talmente incazzata, però quando poi l'ho guardato in volto, l'ho visto che era serio e c'era tanta passione in quello che ha detto, vedevo il fuoco nei suoi occhi, e questo mi ha fatto realizzare veramente che quello che stavamo facendo era qualcosa che non avevamo mai fatto prima, ed era normale, tra virgolette, sentirsi così, che poi è stata anche la conferma nei giorni successivi, che con le settimane che si avvicinavano ai mondiali comunque abbiamo scaricato. E l'ultimo giorno che abbiamo fatto anche velocità sul ghiaccio, ho fatto anche il mio tempo personale, proprio il giro più veloce mai fatto prima. E quindi dici: cavoli, ok, ho sofferto l'inferno, però ero pronta. Anche se ero a distanza, però diciamo in qualche modo ho sbirciato una cosa da Massimiliano, ma non è normale però che tutto questo accada alla tua età, giusto Massimiliano? Vai pure avanti a spiegare, non so se vuoi partire da questo, Ma però vai a campo libero. diciamo che Cristiano Ronaldo, anni 35, dichiara di avere un'età biologica di 25 anni. Sarà vero? Forse sì, forse no. Boh. Secondo me il discorso di Arianna è molto più articolato, perché Cristiano Ronaldo gioca in uno sport dove dai 18 ai 37-38 anni ci sono giocatori che possono fare la differenza, possono comunque essere competitivi in campo. Arianna è protagonista in uno sport in cui, a livello di Coppa del Mondo, l'età media delle vincitrici delle gare è 21 anni e 18 giorni. Ripeto, Dai, non farmi sentire così 21 vecchia. anni e 18 giorni è calcolato su 621 gare, non 15, 621. Quindi la domanda è: ma qual è la tua età biologica? Perché stiamo riscrivendo comunque la storia in ogni caso. Qui intanto vediamo una tabella per capire insomma meglio. In questa tabella si vede quante vittorie sono state conquistate dall'atlete a 15 anni, a 16 anni, fino ad arrivare a 30 anni. Uno dei record che Arianna potrà stabilire è il seguente: vincendo una gara di Coppa del Mondo della prossima stagione, diventerebbe la più anziana nella storia ad essersi imposta in Coppa del Mondo. Allora, la domanda che ti faccio è: a chi ruberesti il record? Secondo me lo sai e la conosci molto bene. Mi sa che quella volta là si allenava, eh. Sarà Eugenia? Eh sì, lei è l'unica che ha vinto in Coppa del Mondo a 30 anni, l'unica nella storia in campo femminile. Beh, non mi dispiacerebbe, lei è sempre stata fin da piccola il mio idolo, poi appunto si è allenata con la squadra italiana per i Giochi di Torino, e da lì l'ho conosciuta, è diventata un po' il mio mentore all'inizio, poi adesso la posso reputare la mia amica, che la chiamo ancora, ci sentiamo ancora tante volte quando ho bisogno di qualche consiglio, quindi diciamo che già cos'è stato l'anno olimpico che ho vinto il mio settimo titolo europeo, sono arrivata a pari merito con lei, perché siamo le uniche 2 donne nello short track che hanno vinto 7 titoli europei, quindi per me, diciamo, raggiungerla, fare uguale o in qualche modo superarla, per me è solo che un onore, perché l'ho sempre reputata una grande atleta e una grande persona, quindi per me questa cosa è uno stimolo in più sicuramente. Ma soprattutto partecipando ai mondiali, che
ahimè, sono stati cancellati, ci sarebbe stata la possibilità di stabilire un record che riguarda tutte le discipline olimpiche invernali in Italia, e cioè quello del maggior numero di medaglie tra Olimpiadi e Mondiali, perché Arianna è seconda in questa classifica, sempre dietro a Stefania Belmondo, e le manca una medaglia per andare a 23. Vincendone due nei Mondiali, diventerebbe la più medagliata a livello di rassegne ridate, raggiungendo Zoeghler a 16. Ma da sola andrebbe a 24 sommando Olimpiadi e Mondiali. Adesso, qui siamo di fronte a una macchina da record. Il fatto che questi mondiali non si siano disputati a me è rimasto qui, perché tramite vari contatti ero al corrente della condizione di Arianna e aspettavo a tirar fuori queste statistiche proprio perché ero convinto che le medaglie sarebbero arrivate e quindi si sarebbe potuto festeggiare un evento storico. Vabbè, ci sarà il prossimo anno, però è un peccato. Non me lo dire a me, guarda, ci siamo mangiati le unghie di tutto, guarda, eravamo abbastanza un po' rammaricati, però alla fine era la scelta più ovvia e giusta da fare in quel momento, quindi purtroppo è andata così e sicuramente un po' di rammarico c'è, ci sarà sempre, perché poi pensi sempre cosa sarebbe successo, insomma, come sarebbe andata. Però come vi ho detto prima, le condizioni c'erano, stavo bene, stavo più che bene, e vedremo, ci rifaremo poi più avanti, insomma. Ma i mondiali erano a Seul, lo ricordiamo, esatto. Quindi comunque una delle prime zone, diciamo, dopo la Cina, dopo Wuhan, colpite dall'emergenza coronavirus. Eh sì, però sai, vincere un mondiale a Seul è come vincere la finale dei mondiali di calcio al Maracanã di Rio de Janeiro, eh. Quindi voglio dire, sì. Arianna si è persa questa possibilità che aveva sicuramente tra le mani. Ma io volevo chiedere questo ad Arianna: abbiamo parlato dell'età media delle vincitrici in Coppa del Mondo, però si sta verificando un fenomeno strano negli ultimi anni. L'età media delle ragazze che vincono si sta alzando. Nell'ultima stagione addirittura siamo saliti oltre 23 anni e vicino ai 24. La mia domanda è questa: da un po' di anni a questa parte, da ben 5 stagioni, non si vedono coreane di 15 e 16 anni arrivare in Coppa del Mondo e dominare. Non è che in questo momento la scuola coreana stia attraversando un momento di difficoltà e quindi ci sia più possibilità per voi europei, in particolare canadesi, cinesi, di riuscire ad arrivare davanti? Beh, sicuramente, diciamo che sono sicura che avete seguito un po' le vicissitudini che sono successe, insomma, con la squadra coreana, i maltrattamenti, i molesti e quant'altro, quindi sicuramente questa situazione ha avuto un effetto negativo, insomma, sulla squadra, perché come dici tu, nei maschi comunque ce ne sono molte forti, mentre per le donne c'è sempre una o due, ma diciamo che rispetto, come hai detto tu, agli anni passati stanno facendo un po' più fatica, quindi io penso che sia un effetto dovuto da questa situazione. Poi loro, per loro fortuna, possono contare su un bacino di atleti veramente, veramente grande, perché loro hanno, credo che abbiano tante piste da ghiaccio come noi abbiamo campi da calcio qua in Italia, quindi per loro lo short track è davvero uno sport incredibile. Io mi ricordo ogni volta che vado in Corea, o comunque se io devo guardare le statistiche di quanti mi seguono sui miei social e guardo i paesi, la Corea è quasi al non più degli italiani, quindi per loro veramente lo short track è davvero qualcosa di come noi il calcio, posso solo compararlo con quello, però sono sicura che, insomma, ne usciranno e ci sorprenderanno tutti nuovamente con una nuova Kim o un nuovo Cho. E comunque non sono mai da sottovalutare. Ma di quelli che hai incontrato da quando eri piccolina, quindi 2006 in avanti,
secondo te qual è stata la più forte? Io ho un'idea di quelle che ho visto, voglio vedere se anche tu condividi. Parlo solo di coreane in questo caso. Coreane. Da sempre. Oddio. Beh, c'era la Choi ai tempi. Poi adesso non mi ricordo bene il nome, ma era Jin. Proprio lei. Jin Soyou. Ecco. Fantastico. Io con i nomi sono un disastro. Incredibile. Questa qui era incredibile. Sì. Si ritirò da tutte le coreane, ecco. Sì, poi vabbè, loro, cioè, la cosa che mi sorprendeva all'inizio quando ero in squadra i primi anni era che proprio arrivavano, vincevano, stavano in squadra quei 2 o 3 anni e poi non le vedevi più. Però quando erano in squadra dominavano, cioè non c'era niente da fare. Però vedi, i tempi cambiano anche lì, perché all'inizio della stagione appena conclusa, quindi una delle prime tappe, vince Kim Alang, 27 anni. Io, se guardo al passato, non ricordo coreane quasi di 25 anni in Coppa del Mondo. Questa vince 27. Cioè, quindi vuol dire che davvero anche lì sta cambiando qualche cosa. O proprio la longevità dello short track sta assumendo una dimensione differente, quindi diversamente rispetto al passato c'è più spazio per atlete navigate di esperienza. Però c'è un problema. Cioè, tu sei sempre stata maestra dal punto di vista della strategia di gara, della lettura. Con le coreane, da questo punto di vista, non è che siano mai state brillanti, no? Spesso e volentieri vedi che ci sono gli allenatori che danno i segnali e queste forse non capiscono neanche i segnali, cioè, è una roba imparante. No, infatti io all'inizio, quando magari erano le prime armi, che appunto mi accorgevo che c'erano gli allenatori che dicevano, facevano i segnali, avevo imparato cosa volevano dire, quindi se alzavano un dito vuol dire che aspettavano un giro e poi partivano, se facevano il pugno vuol dire che dovevano sorpassare, cose del genere, quindi io non guardavo mai il mio allenatore, ma guardavo loro, cioè guardavo l'allenatore coreano per capire cosa poi faceva la coreana. Cioè, scusa, tu capivi i segni e loro no? Cioè, funzionava così? Era vero, incredibile. Che io quando non gareggiavo mi mettevo proprio dall'altra parte opposta all'allenatore e io guardavo il segno che faceva, di conseguenza poi guardavo cosa faceva l'atleta e da lì io ho imparato e insomma cercavo di sfruttare al meglio la cosa. Che è dell'incredibile tutto questo, sì. Perché cioè, adesso Arianna è una che ha vinto tutto, ma in linea di massima un atleta in pista ha una sua strategia, vede quello che accade nella gara, conosce bene le avversarie. No, le coreane spesso e volentieri si rifanno a quello che gli viene detto da fuori. E sì, con risultati a volte catastrofici, perché soprattutto negli ultimi anni, tra Choi, Shim, eccetera, se ne sono viste di tutti i colori, gare buttate via. Certo, meglio per le altre, però questo fa pensare come sia strutturato il sistema coreano, perché, ok, fortissime, tutto quello che si voglia, ma è come se fossero militari, ecco, una roba di quel tipo. Sì, un po' sono così. Diciamo che, come hai detto tu, un po' ultimamente sono cambiate un po' le cose, stanno cambiando, però ancora seguono molto quello che dice l'allenatore, cosa che io non ce la faccio, nel senso che mi è successo 2 volte e 2 volte la gara non è andata come doveva andare, e anche ho detto basta, io quello che mi dice l'allenatore non lo faccio mai più, seguo il mio istinto, faccio quello che mi sento di fare e basta. Massimiliano, però bisogna anche ricordare, credo che tu abbia anche in serbo un altro discorso, ne hai un po' in serbo. No, ma sai qual è il problema? Che qualunque tema tocchiamo, lei può andare a stabilire e guagliare un record, quindi non so, Pechino 2022, Arianna conquista una medaglia, fanno 5 edizioni consecutive con almeno una medaglia. Record maschile, Zögler 6, record femminile, Paruzzi 5, Arianna lo andrebbe a guagliare. Ma, ripeto, ormai qualunque cosa faccia stabilisce un record. Non so, podio in Coppa del Mondo, tac, record podio in Italia, che raggiunge Fabio Carta 37. Vittoria in Coppa del Mondo, tac, record vittoria perché va a 12, Fabio Carta ne ha 11.
cioè siamo a questi livelli. Per me lo dico, una macchina da record, ed è incredibile però che lo sia. Non è bello dire l'età di una donna, ma ha 30 anni, cioè in uno sport che è storicamente dominato dalle ventenni, dalle ventunenni, a volte dalle sedicenni. Cioè, quindi vuol dire che Arianna ha un'età biologica che non è di 30 anni, sarà di 23-24 anni, ma la cosa pazzesca è che lei a 15 anni vinceva, cioè a 16 anni, mondiali di Milano, medaglia d'argento nei 500 metri, quindi un po' come vivere a casa sua, no? Diciamo Milano, non è che sia Bormio, però non si allontani, no? Cioè, questa è Arianna Fontana, e per quello mi piacerebbe che se ne parlasse di più, perché è una carriera leggendaria la sua, con tanti momenti che avrebbero raccontati, perché ogni podio, ogni vittoria c'è dietro una storia, a partire da quella medaglia olimpica del 2006, che a me è rimasta nel cuore perché è stata la prima medaglia che ho commentato a livello di Olimpiadi. Esatto. L'ha commentata lui, sì, esatto. Cioè, per dire, no? E poi ne sono arrivate da lì altre 21 tra Olimpiadi e Mondiali, cioè 21, ci rendiamo conto, più quella 22, cioè sono numeri folli. Per un'italiana sono numeri folli. Che vi devo dire? A me piace andare veloce e vincere, quindi questo faccio, almeno ci provo. Mi sta venendo bene, quindi provo a continuare. Una domanda ti voglio fare io. Nel corso del tempo, ovviamente ci sono, come in tutti gli sport, credo, per un atleta, delle cose che un pochino si perdono per strada e delle cose invece che si affinano ancora di più. Al di là della tua enorme sagacia tattica, intelligenza sportiva, ma cosa... stai ancora migliorando, perché come diceva Massimiliano, è vero, questo è uno sport in cui si è precoci, però diciamo i 30 sono i nuovi 25 probabilmente, guardando a quello che sta succedendo anche nello short track, ma cosa, in cosa stai affinando ancora le tue capacità? Beh, diciamo che in questi ultimi anni ho cercato di essere prima di tutto una migliore atleta, quindi non solo una migliore pattinatrice, ma proprio una vera e propria atleta, quindi prendermi più cura di me stessa, del mio corpo, una dieta migliore, essere più sana in tutto, quindi quello sicuramente ho cambiato un po' questo stile di vita sicuramente, e il mio corpo ne ha risentito e è anche cambiato. E poi con Anthony siamo sempre alla ricerca di quel qualcosa di nuovo, cerchiamo sempre di guardare avanti, di cercare di capire dove andrà a finire, dove ci porterà lo short track, perché ogni anno qualcosa cambia, quindi noi cerchiamo sempre di fare quel passo in avanti, cercando di anticipare in modo da essere pronti per quella stagione, mentre magari alcuni ci arrivano un po' più tardi, quindi questo è quello che cerchiamo di fare e sta funzionando. Io penso che negli Stati Uniti abbiano qualcosa in più, a livello di training, a livello di percezione di tanti piccoli aspetti di allenamento. Penso ai tanti fuoriclasse delle rotelle che hanno deciso poi di passare al ghiaccio e tempo un anno sono diventati vincenti. Tu questo come te la spieghi? E soprattutto mi domando, quando tu vai in America, che tipo di allenamento fai? Che cosa c'è di diverso rispetto all'Italia? Io ricordo una mia esperienza e ricordo che, per esempio, queste zone aperte dove loro possono pattinare sono enormi. Quindi hanno spazi più ampi rispetto al nostro rotellista, parlo anche di figura, e possono sviluppare un altro tipo di tecnica di pattinata che può essere poi portata su ghiaccio, cosa che in Italia è molto molto più difficile, soprattutto sulla figura, però anche risultati alla mano sullo speed skating, perché voglio dire, loro hanno avuto fuori classe che sono passati alla pista lunga e da fuori classe delle rotelle hanno vinto medaglie d'oro olimpiche, ecco, la lista è lunga. Sì, sì, no. Di questo dovresti parlarne con Anthony, perché ha fatto una, diciamo, la sua tesi, penso, se ricordo bene, per l'università, proprio su questo. Le come statistiche, soprattutto appunto come dici tu, negli Stati Uniti i rotellisti sono passati a fare pista lunga o short track e poi sono arrivati in squadra nazionale nel giro di poco e hanno poi vinto subito medaglie, quindi
È una cosa che funziona, che ha funzionato. E riguardo agli allenamenti, sicuramente là hai più, sì, come hai detto tu, hai più spazi, perché io quando faccio pattinaggio a rotelle lì ho questo sentiero che mi porta fino alla costa praticamente volendo, quindi io potrei partire da Talassi e arrivare alla costa volendo, quindi c'è davvero, hai più libertà di fare tutto quello che vuoi, anche come attrezzature in palestra, le palestre là sono immense, c'è di tutto, anche cose che non, io ho visto degli attrezzi che non so neanche cosa servono, quindi veramente delle cose assurde ogni tanto, però hanno questa concezione dello sport che è superiore a quello che abbiamo qua noi in Italia. Per noi in Italia purtroppo c'è solo il calcio e il resto segue se riesce, e invece lì tutti gli sport comunque sono importanti. Guardi solo anche le università, girano tutte intorno agli sport, quindi questo qua sicuramente è una cosa che invidio un po', perché in Italia purtroppo non esiste questa cultura di sport e scuola insieme come ce l'ha. E tante volte in Italia perdiamo purtroppo tanti atleti e tanti talenti per via anche di questo motivo. Massimiliano, Ascolta, vai, sì, vai pure. una cosa. Anthony è stato atleta di alto livello negli Stati Uniti, scuola importante. Poi ha disputato un'Olimpiade anche con i nostri colori, quelli italiani, e sicuramente un po' un all-round del pattinaggio, no? Perché chi viene da quella terra, secondo me, ha una visione più ampia. La mia domanda è: riguardo la pista lunga o un eventuale passaggio di Arianna, che cosa pensa Anthony? Non ho capito, scusa. Le La pistole? Mastart, Che cosa giusto? pensa Anthony Massana in pista. riguardo un tuo impegno sulla pista lunga? No, lui diciamo che in tutto quello che faccio, diciamo, mi dice: vedi tu, se tu te la senti di provare, sentila. Sicuramente a lui piacciono un po' come te i numeri, quindi voi due andreste d'accordo, perché di statistiche e numeri, guarda, ogni tanto me ne tira fuori anche di qualcheduno che dico: ok, da dove le hai tirate fuori questi numeri? Non li capisco, però va bene. E poi lui, essendo comunque un ex atleta, aiutando me, sicuramente vuole vincere anche lui come allenatore adesso. Quindi per lui vedermi in provare una nuova disciplina, come la Mastart, per esempio, sicuramente è una sfida anche per lui come allenatore. E riuscire a vincere anche lì sarebbe sicuramente qualcosa di importante, non solo per me, ma anche per lui come persona, come ex atleta e come allenatore ora. Diciamo che lui mi appoggia quasi sempre su tutto, diciamo su quello che voglio fare, su nuove sfide, e siamo un po' su questo, ci troviamo molto bene, quindi diciamo che se c'è qualcosa che ci mettiamo in testa di fare, lo facciamo. Cerchiamo insomma di dare sempre il 100% in tutto. Ma secondo te è fattibile questo passaggio oggi nel 2020? Magari nel Allora, 2017 poteva essere più semplice. Adesso magari è più difficile, non lo so, dimmi tu, perché io ho un'idea politica dopo. diciamo che nulla è impossibile, però purtroppo diciamo che qua in Italia le cose non sono così, non rendono, non avendo una pista di short track e una pista di pista lunga vicine, rende la cosa molto più complicata. Diciamo che l'anno scorso, la stagione scorsa, ho provato un po' a pattinare in pista lunga e non mi era dispiaciuto. E diciamo che però ora come ora, diciamo che purtroppo non avendo avuto dei supporti, insomma, da chi doveva supportarmi, in questo caso la federazione, aiutandomi a cercare di provare a fare tutti e due, perché io ho detto, insomma, il mio interesse in provare a fare entrambi, e diciamo che la cosa è stata un po' accantonata, perché
io sono una che faccio le cose fatte bene o non le faccio per niente, quindi lo short track mi sta venendo per bene e non vorrei andare a rovinare qualcosa per che poi vado di là, non riesco a farlo fatta bene al 100%, quindi rimarrò sullo short track. Insomma, è roba da olandesi o canadesi, dai. E diciamo che devi avere la possibilità, la struttura, le strutture soprattutto, e anche chi ti supporta, insomma, che sia da una parte che dall'altra, e l'appoggio degli allenatori, della federazione, di tutti, insomma, perché sennò veramente le cose diventano difficili. Io penso che però, dai, poi ti lascio la parola Dario, che adesso sia un po' più difficile passare alla MAS, perché nell'ultimo anno e mezzo mi è parso di vedere una specializzazione. Da Sì, soli. sicuramente già il primo anno, quando li ho visti pattinare in gruppo loro di pista lunga, ho detto, beh, se io dovessi iniziare a pattinare, dai, qualcosina magari ne tiro fuori, perché io sono abituata ai contatti, loro no. Però diciamo che adesso sì, sembrano molto più, hanno preso il ritmo, diciamo, sono magari un po' più a loro agio intorno ad altre persone. Credo che gli uomini molto di più rispetto alle donne, perché ho visto diverse gare di Mass Start e negli uomini vedi diverse strategie, invece per le donne diciamo che aspettano sempre alla fine, fanno la sparata l'ultimo giro e mezzo, due, quindi alla fine chi ne ha di più vince, mentre negli uomini diciamo che c'è chi prende, se ne va, fa la fuga, diversi gruppetti, quindi rendono le cose sicuramente un po' più eccitanti da vedere sicuramente. E poi un'altra cosa che mi sarebbe piaciuta fare era anche la pursuit, perché comunque diciamo che anche le nostre ragazze in pista lunga non è che stanno andando male, anzi, quindi hanno fatto dei bei risultati, e se diciamo avessi preso il ritmo giusto sarebbe stata sicuramente un bel team da portare in gara, e chissà anche le Olimpiadi, e vincere magari una medaglia anche Una canadese, Valérie Maltè, che gareggiava con te, coetanea tua, perché anche lei del 90, è passata alla pista lunga con l'idea di provare ad eccellere nella Mass Start. Dopodiché si è riciclata in altre distanze, in particolare nel Pursuit. Poi, insomma, il Canada ha atleti e non è escluso che possa prendere parte alle prossime Olimpiadi per puntare alla medaglia in quella gara. Però sulla Sì, Mass, no. ti volevo dire, in campo femminile, quello che ho notato nell'ultimo anno e mezzo è che le nazioni che contano gareggiano con due atlete, ma una è al via solamente in funzione dell'altra. Cioè, quindi è una sorta di appoggio, soprattutto nelle fasi concitate di gara, affinché quella più forte trovi posizione a due giri dalla fine e possa poi sprintare, tirar fuori lo spunto e provare a vincere. Cioè, quindi, sai, devi anche avere un atleta che ti appoggi. Non è facile trovare qualcuno che si adegui al ruolo di spalla. Io tipo non ce la farei mai a fare una cosa del genere. No, non ce la, perché io, soprattutto anche con Anthony, appunto lui venendo dalle rotelle, mi raccontava un po' il fatto che appunto si andava alle gare e si dava a turni chi doveva vincere. E io dicevo, ma come? Cioè, scusa, tu sei in una gara, puoi vincere, ti devi fermare per far vincere un altro. Cioè, non ho capito. Cioè, un concetto che io non ce l'ho mai fatta capire, non ce la farò mai a capirlo. Cioè, io sono in gara, per me sì, ok, c'è una compagna di squadra, ci possiamo dare una mano, ben venga, però se alla fine ne ho di Io più, ti ma che vedo vince un po' come Inzaghi, cioè non è che la passava quando vedeva la porta, giusto? Cioè tu sei una così. Vabbè, ma i vincenti sono così, cioè, non fosse stata così, non avrebbe vinto 22 medaglie tra Olimpiadi e Mondiali. Cioè, tutta una spiegazione. Io volevo solo precisare che, perché magari qualcuno non è così avvezzo, la Mass Start è una specialità di uno sport affine a quello che ha sempre fatto Arianna, che è la pista lunga dello speed skating, quello di Fabris per intenderci, e che è una disciplina nuova, o comunque la più nuova, no? Giusto Massimiliano, del programma olimpico. A livello individuale sì, poi stanno Esatto. progettando altre cose. Non so se Arianna l'ha vista la prova mista che
che vorrebbe che dovrebbe entrare forse nel 2026 a livello di speed skating, che sostanzialmente riprende i cambi dello short track con il classico cambio della vostra staffetta, uomo più donna che si alternano, non è chiaro quante squadre contemporaneamente ci possono essere in pista, una roba che non è uscita benissimo, e l'hanno provata in un'ultima tappa di Coppa del Mondo, sinceramente era a metà tra l'esilarante e l'esilarante, però ecco, anche quella roba lì, teoricamente sui cambi, quello che aveva dallo short track sicuramente è più preparato, poi sono cose che impari, ecco, non è che sia... Sì, no, beh, quello è tutto, basta fare pratica, poi siamo tutti atleti, dovremmo essere tutti abbastanza coordinati, avere un minimo di atleticità, quindi su certe cose dovremmo come riuscire ad adattarci più o meno, ognuno ovviamente con i propri tempi, però prima o dopo. Però... Volevo solo aggiungere una spiegazione, poi dopo per renderla più, diciamo, facile. Ovviamente il fatto di passare a questa specialità o di fare anche questa, meglio dire, affascina soprattutto quelli come Massimiliano che dicono negli sport invernali in Italia o comunque in generale non è che ci sono riusciti in tanti a vincere medaglie olimpiche in più specialità, c'è stata la Weichsteiner, anche lei in sport affini, no Massimiliano? Weichsteiner è sinonimo di Fontana, perché sono le uniche due atlete in Italia che hanno vinto tutto a disposizione. Oro olimpico, oro mondiale, Coppa del Mondo, poi il discorso Coppa del Mondo per Arianna è un po' complicato perché loro hanno le coppe sulle singole distanze, no? E hanno alla fine della stagione un ranking che attribuisce il numero uno a quella che ha fatto meglio in Coppa del Mondo, ma lei un anno ebbe il numero uno perché arrivava dal miglior ranking, quindi è come se avesse vinto l'overall. Ecco, lei e Gerda Weichsteiner hanno vinto tutto quello che c'è a disposizione. Gerda in più si è tolta la soddisfazione di vincere nel bob, Arianna avrebbe potuto farlo nello speed skating. Certo che la logistica era più facile per Gerda rispetto ad Arianna, perché Arianna è decisamente distante da l'oval più vicino, insomma, logisticamente come fai a portare avanti pista lunga e short track? È possibile. O vai in Olanda e allora ok, ma bisogna vedere se loro ti prendono. Sì, diciamo che ci sono state un po' di complicazioni, poco supporto e quindi diciamo che ho accantonato lì un po'. Questa idea sicuramente mi è dispiaciuta perché mi sarebbe piaciuto insomma vincere o comunque provare a vincere in un'altra disciplina e soprattutto mettermi in gioco di nuovo in vesti un po' diverse. Però diciamo che insomma così è andata, ci concentriamo insomma sullo short track, su quello che mi viene bene e basta, insomma, diciamo che visto che sono una vecchietta è meglio che mi concentro su poco, se no mi stanco troppo. Ma sarebbe stato, su una cosa, sarebbe stato anche interessante perché c'è comunque, tra virgolette, un'altra atleta, un'altra patinatrice nella Mass Start o comunque in quella specialità che non tanto per creare un dualismo, ma comunque siete diverse, ovviamente venite da esperienze diverse, però il fatto di andare con un'altra patinatrice italiana che comunque insomma in questi anni ha tenuto su il movimento sarebbe stato curioso, no? Anche per creare questa situazione con due nomi come il vostro. Sì, no, beh, io con immagino che stai parlando di Francesca, quindi sì. Cioè, io mi ero sentita anche con lei anzi era entusiasta della cosa perché anche lei era un po' da sola, quindi sicuramente non so, ti ho detto, per il fatto di prima, che ne parlavamo di prima, io da spalla non gliel'avrei fatta, sinceramente. No, questo ho capito. Però se sicuramente saremmo state di stimolo l'una per l'altra, certo, quindi certo. Sarebbe stata sicuramente un'ottima esperienza per tutti e due. Però dicevamo che la pista lunga sta provando a inventarsi questo format misto, non so poi quale sarà, ma il CIO lo impone, 2026 qualcosa devono tirare fuori. Voi ce l'avete già questa gara? Sì, abbiamo questa mix relay che diciamo che non, io a me non piace,
Cioè, a me piace l'idea di fare la gara, correre con i maschi, fare la staffetta mista e tutto, però come strutturata non mi piace, nel senso che noi, come strutturata adesso, facciamo due cambi a testa, tutti quanti, il primo cambio da 2 giri e mezzo, il secondo da 2 giri. E, cioè, è donna, donna, uomo, uomo. E quindi diciamo che, per come sono fatta io, che voglio giocarmi le cose fino alla fine, io sono fuori dai giochi abbastanza presto, perché dopo che finisco io, se sono, diciamo, la seconda donna, ci sono altri 4 giri, e in quei 4 giri io sono all'interno che guardo e non posso fare niente. Quindi a me sta cosa mi rode un po', perché vorrei essere lì in azione io, per come sono fatta io. E poi un po' le regole sono un po', diciamo, non aiutano molto nel il fatto se dovesse succedere una caduta, perché la donna può assistere solo l'altra donna e l'uomo può assistere solo l'uomo. Quindi se una donna cade, l'uomo non può fare assistenza. Diciamo che le regole non sono molto chiare e non aiutano, insomma, gli atleti in caso di caduta. Quindi quando facciamo quella gara dobbiamo sperare che tutto va bene, che nessuno cade, e poi i nostri uomini che riescono a fare il loro dovere, insomma, fino alla fine. Quindi abbiamo fatto alcune belle gare e alcune volte ci è andata un po' male, però ripeto, per come sono io vorrei essere io lì agli ultimi 2 giri a giocarmela Inzaghi, e non Inzaghi. Sto qualcuna. scherzando, però ho capito che è quella la tua natura, insomma, sai, ti piace essere, insomma, quella che decide, no? Quella che finalizza. No, però Sì, diciamo che forse perché non sono neanche abituata, perché io fin da forse un primo anno che ero in squadra che non chiudevo la staffetta, ma poi già da dopo Torino ho cominciato a chiudere le staffette, quindi Sì, sono certo. abituata a chiudere, a finire, e quindi forse anche per quello che non sono a mio agio. Arianna non l'ha detto, lo dico io, tanto posso dire quello che voglio. Qual è il punto debole di questo format? Che avvantaggia oltremodo le nazioni che hanno uomini fortissimi. Infatti, se vai a vedere le classifiche finali, trovi davanti Ungheria con due fratelli di origini cinesi, i russi molto forti, la Corea è sempre forte. C'è sicuramente una distribuzione a livello di vittorie, però se tu hai due uomini dominanti, hai molte più chance rispetto a chi ha due donne dominanti, ecco, questo è un po' il concetto. Sì, Purtroppo. perché sì. Il fatto è quello, i nostri maschietti dovranno lavorare un po'. Massimiliano, se mi consenti, volevo fare un paio di domande su un tema un po' diverso. Perché so, siccome ho fatto una chiacchierata così con Federica Pellegrini. E io, cioè, mi ricordavo che le ultime due portabandiere italiane hanno fatto il Capodanno insieme, ma non è stata una cosa, come per dire, organizzata. No, è capitato così. E tra l'altro Federica mi ha detto: guarda, se proprio ha fatto parte del nostro gruppo che abbiamo fatto quei giorni insieme, l'ho conosciuta meglio, ci siamo divertite. E ti chiedo, prima cosa, se puoi... Cioè, provati a immedesimarti nella sua situazione, perché comunque lei prima di te era quella più giovane ad aver vinto una medaglia alle Olimpiadi in generale, credo, no? Perché è stata giovanissima anche lei, a 16 anni. Poi sei arrivata tu e ha abbassato ulteriormente quel Vabbè, record. io quelle invernali, lei quelle estive, Sì, dai. no, però diciamo, sì, No, no, ora che ci penso, no. Sai qual è il problema delle estive? Adesso mi è venuto un lampo. Credo che la più giovane ad aver vinto una medaglia nei Giochi Olimpici estivi sia una ginnasta di 12 anni, qualcosa del genere. Dobbiamo tornare veramente indietro nel tempo. E potrei ma tu dici in sbagliare. assoluto. Eh sì, qualcosa del genere. Cioè, se proprio torniamo indietro di una vita, ma Comunque, con diciamo regolamenti che diversi, ecco. la situazione è abbastanza simile, ha iniziato a vincere presto come anche te, e si trova adesso a vivere questa situazione, le hanno detto le Olimpiadi quest'anno niente. Cioè,
se ti dovessi mettere nei suoi panni, ho sentito queste voci che si parla di un rinvio di Pechino, mi si stringe il cuore ogni volta che sento queste cose, o solo al pensiero, perché dico, cacchio, ancora 3 anni? Cioè, non lo so se ce li ho ancora 3 anni in me, quindi un anno può davvero cambiare molto, soprattutto ad atlete come noi, che comunque siamo vecchiette, diciamo, quindi non è sicuramente facile. Io mi sono immedesimata non solo in lei, ma in diversi atleti, perché comunque c'era anche Tania, per esempio, che si è rimessa in gioco anche lei, anche con la sua compagna, dopo avere avuto una bambina e tutto, quindi non è sicuramente facile. Se fosse capitata a me, se fossi stata io nei loro panni, non lo so, sinceramente, credo che devi veramente essere in quella, viverla in prima persona questa situazione per dire veramente cosa avrei fatto. Un anno dici sì, ma sì, un anno lo puoi fare, però un anno è sempre un anno, non è poca roba. E poi, a proposito sempre di questo discorso che vi accomuna le ultime due portabandiera, tra l'altro a Livigno mi hanno detto che tu hai provato a gareggiare quando eri piccola in una situazione un po' particolare, che forse c'era un campo di calcio addobbato col ghiaccio, perché faceva talmente freddo. C'è adesso. Cosa? Lo stesso che c'è adesso. Che faceva freddo, no? Parecchio freddo. Sì, 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 io mi ricordo i weekend passati a Livigno, era con meno 30, meno 25, di quelle situazioni veramente incredibili a pensarci adesso. E quando ero piccola io non ci pensavo, in realtà, io mi divertivo e basta. Mi ricordo solo, cioè, io del freddo penso che pensarci adesso io mi ricordo solo perché guardando foto o filmini sono io tutta imbacuccata, ma se no, cioè, se dovessi ripensare a quel periodo lì, non pensavo sicuramente al freddo. E ho citato Livigno, il fatto del Capodanno, portabandiera, perché a lei ho chiesto, ma lei si è espressa, Federica Pellegrini, chi vorrebbe come portabandiera prossimo giro a Tokyo, quindi per festeggiare quel Capodanno che magari ci sarà il terzo portabandiera con voi, lei dice a Tempesti se si qualifica con la pallanuoto. Tu hai un nome che ti viene in mente da esperta, come dire, del genere, visto che c'è stata portabandiera? Anche se sono sport estivi, però così pensandoci, perché poi ti faccio pensare, intanto aggiungo questo, perché tu poi dopo Pyeongchang hai girato per promuovere la candidatura italiana olimpica, anche per varie situazioni. Ti abbiamo incontrata a Doliani praticamente un anno fa, che hai partecipato insieme a noi a una cosa di Eurosport per parlare di Olimpiadi in provincia di Cuneo, ed è stato anche molto piacevole. E c'era anche, se non sbaglio, Tempesti, se non mi sbaglio, c'era anche, era lui, credo, no? Il pallanuotista gigante e veteranissimo. Così, ti ho fatto un po' pensare, se ti viene in mente un nome, sarei curioso, sarebbe interessante, insomma. Sai, sinceramente non ci ho mai pensato. Diciamo che degli sport estivi seguo, però mi piace di più seguire chi conosco, chi ho conosciuto di persona, perché son così, io diciamo che al di fuori del mio sport non è che sono un'appassionata di altre discipline. Io seguo chi conosco, perché magari appunto conosco la loro storia, i loro sacrifici, quello che hanno fatto e vissuto, e voglio vederli vincere, raggiungere il loro obiettivo. Quindi, se tra quelli che conosco, ripeto, cioè, ci sarebbe Tania, ma c'è anche Greg. Cioè, Greg comunque adesso anche lui si è messo in gioco a provare un'altra disciplina, quindi ha iniziato questa nuova sfida, quindi è tanto di cappello. Quindi diciamo che nel campo, nelle Olimpiadi estive, ne abbiamo talmente tanti di atleti che c'è da perdersi, però diciamo che i primi due nomi che mi vengono in mente sono loro due. Quindi Paltrinieri, giusto? Esatto, sì. E poi ovviamente Tania Cagnotto. Io dicevo, se si qualifica Tempesti, nel senso non che non ci sia la pallanuoto italiana, bisogna vedere se esatto, si viene convocato, quello volevo dire, mi sono sbagliato come termine. Comunque,
La più giovane medagliata è tale Luigina Giavotti, che nel 1928 nella ginnastica lì sul podio nella prova squadre team all round, e non aveva ancora compiuto 12 anni, però parliamo però non individuale. No, individuale no. La squadra italiana, la prima medaglia l'ha conquistata nella prova squadre, sì, e poi ne sono arrivate altre. Penso che Arianna nelle ultime due Olimpiadi di 8 gare ha fatto 7 finali portando a casa 6 medaglie, una percentuale folle. Sì, Victor Hahn, ecco, Apollo Antonono, questi possono fare uno così. No, perché lei con il nome a caso. Ma tu condividi un record con loro che è quello del numero di medaglie olimpiche. Insomma, tanta roba, eh. Sì, no, infatti, cioè io a Pyeongchang non ci pensavo assolutamente a queste cose. E erano poi giornalisti che ognuno mi diceva: ah, adesso hai raggiunto questo, hai raggiunto quello, adesso sei pari a Victor Hahn e Apollo Ono con 8 medaglie. Sai, se ne vinci una, sei la più medagliata della tua disciplina. E dici: cavoli, cioè non ci avevo mai pensato. Cioè, vedo, sono una pari merito con due atleti che sono stati i re di questo sport, quindi per me essere lì è tanta roba, cioè per me è davvero fa davvero piacere, è davvero un orgoglio per me, perché comunque ho lo short track è la mia vita da quando avevo 4 anni, quindi essere lì con chi erano i miei idoli e esserli a pari merito e avere l'opportunità di batterli, perché vabbè, Apollo è già da un po' che ha smesso e Victor Hahn ha appena annunciato insomma che si è ritirato, quindi un po' mi dispiace, perché sarebbe stato sicuramente bello avere questa sfida aperta tra me e lui, e ci sarò solo io, la vecchietta di turno, a tentare un nuovo record. Ma sai, anche a livello proprio di ICU, di International Skating Union, non sono tanti gli atleti che hanno vinto più di 8 medaglie, eh? Cioè anche lì dobbiamo tirare fuori qualche leggenda della pista lunga, Irene Wust, che è ancora in attività e farà un'altra Olimpiadi, Pechstein, che a sua volta vuole fare un'altra Olimpiadi, però è più competitiva, c'è Sven Kramer, e poi insomma ci sei tu, che teoricamente dopo in doppia cifra ti troverai a rivaleggiare con questi atleti che sono autentiche leggende della loro disciplina, per cui insomma qui andiamo ad aprire un campo decisamente più ampio, e per quello era bello vederti sulla pista lunga, perché ci sarebbe stato un incrocio anche con questi oggetti, magari non nelle stesse gare, però in generale nello stesso contesto di gara. Sì, sarebbe stato bello, sì, e purtroppo sarà in un'altra vita. Voglio allora dire questo intanto a chi ci segue, sono in tanti come al solito, e tra l'altro vi ringraziamo che ci seguono veramente, soprattutto dopo che finisce la diretta, veramente siete in tanti che andate a seguire, questo ci fa molto piacere. Vi invito a fare delle domande, perché adesso poi non è che possiamo tenere qua fino ancora all'eternità Arianna, però quello, allora io vi ho detto all'inizio, tenuto un po' alla fine, poi Massimiliano chiaramente avrà altre domande da fare a Arianna, però insomma, quando ti ho chiamata, ti ho chiesto se avevi voglia di partecipare a queste nostre dirette, ti ho detto sì, però guarda che io parto. E io ho detto, come parti? perché non sapevo esattamente che non ci fosse con te il tuo compagno Anthony, e allora ti ho chiesto, però voglio sentirlo da te, perché poi, allora, perché non siete insieme, vi viene da chiedere, che vi ha bloccato questa situazione tra capo e collo praticamente. Sì, diciamo che Anthony è dovuto partire perché suo papà non stava bene e quindi è dovuto rientrare negli Stati Uniti, ed è riuscito a partire giusto in tempo, perché il giorno prima del suo volo cominciavano ad arrivare le notifiche che il volo era stato cancellato e quindi spostato di qualche ora, e alla fine è dovuto salire sul treno, scendere a Roma e partire da Roma, perché da Milano avevano appena cominciato a cancellare tutti i voli, quindi è riuscito veramente a partire al limite, proprio appena prima che eravamo in completo lockdown. Sì. E invece tu adesso, anche tu ti sei dovuto organizzare in maniera un po' particolare, no?
Sì, siamo dovuti stare, cioè siamo dovuti essere un po' creativi su come poter partire, e quindi lunedì prenderò la mia macchinina e andrò in Svizzera e da lì parto e riesco a entrare perché sono in transito, diciamo, e ho la mia carta verde, il mio biglietto aereo, quindi ho già chiamato in dogana, mi hanno già detto sì, va bene, così puoi passare. E niente, quindi in questo modo riesco a raggiungerlo in Florida. Dove tu normalmente in questo periodo staresti, diciamo, gli ultimi anni, comunque un periodo abbastanza lungo l'hai sempre fatto lì, giusto? Sì, di solito da aprile, da metà aprile che vado là. Questo giro ho rimandato di un mese, però diciamo che la mia parte preparazione estiva l'ho sempre fatta là e mi sono trovata bene, soprattutto visto che sono vecchietta, ho un po' di problema alle mie ginocchia, non ho più cartilagini nelle mie ginocchia e quindi il fatto che là è umido e caldo mi aiuta anche parecchio su queste cose quando devo fare appunto lavori di carico importanti. Ho letto che non è la prima volta che vi capita magari di stare periodi abbastanza lunghi, magari separati, però giustamente, come dicevi, sì, potevo prendere l'aereo quando volevo le altre volte, questa volta invece proprio no. Psicologicamente, com'è stato vivere questo periodo, visto che insomma Zeus, hai tu tenuto tanto compagnia a lui e viceversa, il tuo cagnolone un Alano, che è veramente un bel cane, anche lui è amante degli animali, ha un cane bellissimo anche lui, un Labrador. Sì, diciamo che a me è andata bene, che appunto avevo Zeus con me che mi faceva compagnia e lui purtroppo era là da solo e non è stato facile, perché all'inizio, vabbè, il primo mesetto diciamo che è passato e poi la cosa ha fatto, comunque si faceva sentire, era diventata un po' pesante perché appunto non sembrava che la situazione migliorasse, quindi non sapevamo quando uno o l'altro poteva raggiungere appunto l'uno o l'altro, quindi era un po' una situazione veramente un po' difficile su questo punto di vista, perché in passato volendo potevamo raggiungere l'un l'altro, invece che adesso era proprio una situazione che non si sapeva quando potevamo rivederci. E adesso eravamo arrivati veramente un po' al limite e quindi abbiamo cercato, insomma, per vie traverse, in qualche modo così che io potessi raggiungerlo. Purtroppo Zeus dovrà rimanere qua, perché in questo momento non trasportano cani o comunque animali sugli aerei. E quindi per un mesetto lo dovremmo fare senza di lui, però sarà qua a casa con i miei che se lo coccoleranno loro. Ok, quindi avevo sbagliato il nome Zeus, ho Sì, detto è Zeus, però è Zeus in inglese, quindi sì, è un po'. certo. Beh, anche con i cani i genitori sono fondamentali, diventano i nonni, quindi. Sì, infatti diciamo che lui è molto invasivo, nel senso che è molto deve stare vicino alle persone, è molto di contatto, quindi sta cosa tipo a mia mamma non va tanto a genio, però si sta abituando e poi ormai tutti si sono affezionati, soprattutto quando andiamo di sopra nel loro appartamento. Giusto adesso ha preso questo vizio di sedersi, veramente sedersi sul divano. Cioè lui appoggia il sedere e sta giù con le zampe anteriori, si punta e sta lì seduto, no? E fa morire. E guarda la TV con noi, quindi ormai è di casa. Guarda, io ce n'è uno qui dietro che sta spingendo la porta per entrare, quindi No, lui posso è già a vedere. letto a dormire. Ah, Black. Black, sì. Mitico Black. Ascolta, magari adesso si può raccontare. Gli Stati Uniti da tempo non hanno atlete di alto profilo nello short track, ma comunque nella loro storia una come te non l'hanno mai avuta. L'hanno fatta qualche proposta di dire, ma ascolta, signora Lobello, perché non vieni a gareggiare con noi, che ti mettiamo a disposizione tutto quello che vuoi? Secondo me il nome rimaneva quello, eh. Non credo che cambiava, però. No, in realtà no, nel senso io sono stata là negli Stati Uniti
cos'era stato dopo Sochi, che mi ero presa quella mezzo anno sabbatico, diciamo. E diciamo che li abbiamo un po' sfruttati, nel senso che io e Anthony ci eravamo appena sposati e ero in fase di per prenderla questa green card e ci volevano mesi e gli abbiamo fatto un attimo credere che magari ero potevo essere un po' interessata alla cosa e quindi loro ci hanno svelocizzato questo processo e però non ho mai pensato di correre per un'altra nazione, nel senso non sono un'italiana, sono nata e cresciuta in Italia, il mio cuore batte per l'inno italiano, non per quello statunitense, quindi non è qualcosa che non ci ho mai pensato. In passato, anni fa, prima forse di Vancouver o durante il periodo di Vancouver, i russi me l'avevano chiesto. Sì. Però non ho detto no. Cioè, furbi loro, Hanno detto, lo chiediamo ad Anne, poi dopo pure ad Arianna, e vabbè, allora prendiamo tutte le medaglie. Però no, diciamo, non è qualcosa che... Credo che atleti che hanno cambiato nazione l'hanno fatto perché avevano ovviamente i loro motivi. Io non ho mai avuto un vero e proprio motivo di fare una scelta del genere. Sì, diciamo che ci sono nazioni che, se possono, provano ad acquistare atleti, ecco. Han finisce in Russia, ma dopo essere stato in trattativa con Canada e Stati Uniti, Victor Han con la bandiera degli Stati Uniti è stato clamoroso, anzi, Han Yun So, non Victor Han, clamoroso, eh? Perché? Diciamo che, vabbè, lui ovviamente ha fatto quella scelta perché non avendo avuto supporto dalla sua federazione in Corea, lui comunque ha fatto la scelta che doveva fare, purché sia stato magari egoista da parte sua, ma alla fine è andato per la Russia. Poi, vabbè, ci sono stati questi casi di doping, non doping, che non si sa ancora cosa sia successo, no, però alla fine è arrivato a Sochi e ha vinto tutto, cioè... Quindi di cartucce lui ne aveva ancora e ha fatto bene a fare quello che ha fatto, insomma, prendere e andare in un altro paese, se nel suo paese non credevano più in lui. Sì. E nel mentre la Corea non toccava palla in campo maschile a Sochi e c'erano le interpellanze parlamentari, perché ci si domandava come fosse possibile che il più forte nella disciplina nazionale gareggiasse per la Russia. Ma il mondo della Corea meriterebbe puntate e puntate di approfondimenti, perché è una roba folle. Io, quando ero piccolino, praticavo questa disciplina, per ragioni complicate mi ritrovo 8 anni a Seul e io, tutto sommato, di quelli della mia terra, anche uno dei più bravi, e vedo questi bambini di 4-5 anni, erano più o meno a febbraio, una roba del genere, lavorare col maestro in pista, e cioè, erano ragazzini che da noi avrebbero battuto quelli di 10 comodamente. Tra quelli di 10 anni, cioè tra quelli di 10 anni, a mia generazione c'è gente che poi ha vinto delle medaglie alle Olimpiadi, per esempio marito di Barbara Fusarpoli, Diego Cattani, che ha 3-4 anni più di me, è uno di questi che mi vengono in mente, no? Ecco, qui c'erano dei bambini di 5 anni che a noi, a me che ne avevo 8 in quel momento, mi passavano sicuramente sulle orecchie, rimasi sbalordito, ma erano come tutti i militari, no? Già con i pattini, non quelli che usavamo noi quando eravamo piccolini, cioè avevamo già un pattino particolare, no? Già con la lama ricurva, cioè una roba folle, cioè per far capire cos'è la Corea, no? Io penso che i pattini non siano neanche loro, anzi non sono loro, i pattini sono dello Stato all'inizio che li dà a tutti, dopodiché c'è tutta una crescita, se uno diventa forte può diventare leggermente dipendente, cioè è il sistema più comunista del mondo, ma che ha dato risultati fino a ieri, il campo maschile li dà ancora, ma le donne iniziano un po' a far più fatica, e per noi è un bene, perché abbiamo in questo momento 2 atlete molto forti che ci possono provare sempre. A tal proposito, siccome il mio sogno è vedere una gara di mondiale olimpiadi con 2 italiani al primo posto, Fontana Valcepina, sarebbe una roba incredibile. Pari merito? Apoteosi.
Però mi sto rendendo conto, pone, dai. Non è, poi... è già successo comunque, sì, sì, che sì, la foto finì sia arrivata uguale, quindi non si sa mai. È successo in una staffetta quest'anno, ti direi. Però analizzavo nei giorni scorsi, prima ancora di sapere che tu saresti stata ospite, un po' il percorso delle gare che contano sui 500 metri, no? E soprattutto il tuo percorso nelle varie Olimpiadi. E mi rendo conto che, ragazzi, partire all'interno fa tutta la differenza del mondo, no? E tu lo sai bene, perché parti in posizione 2 a Pyeongchang, quella che c'è in 1 non conta in partenza, infatti la voli via e, no, vai alla caccia della medaglia d'oro. Mentre nelle edizioni precedenti tu vai a medaglia, ma partendo da posizioni infami, con all'interno delle atlete fortissime in partenza, no? Mi viene in mente quando tu fai un numero incredibile, prendi la medaglia di bronzo e parti come quarta con all'interno la canadese Craig e poi batti, eccetera, no? Ma tutto questo discorso per dire che cosa? Che, cioè, i 500 metri stanno diventando una gara, o sono una gara in cui tu devi iniziare a fare la differenza nei quarti per avere questa benedetta corda, perché se non hai la corda, cioè, non si passa, non c'è modo di passare. Tu cosa pensi, sì, di questa situazione? Diciamo che fino a pochi anni fa preferivo quasi partire all'esterno, perché mi venivano meglio le gare, non so perché, che star davanti e fare il ritmo io. E, però ho dovuto anch'io evolvermi e cambiare tattica e imparare a star davanti, perché alla fine, come dici tu, veramente una posizione o un'altra fa veramente la differenza. Quindi avere sempre un tempo buono per poter partire in prima o in seconda fa davvero tanto. Già partire in terza diventa dura a volte. Sì, anche perché in questa fase storica ci sono 4-5 atlete che sono veramente forti in partenza. Quando tu eri più giovane c'era la cinese Wang Meng, vabbè, sui 500 metri era un animale, cioè. E lo chiamavamo il mostro, quindi. Era un uomo che quindi sui 500 metri l'uomo vince sempre contro le donne, c'è poco da fare. Però adesso Bouten è cresciuto tantissimo in partenza, tiene ritmi pazzeschi. Martina Valcepina è una delle più forti in assoluto. La polacca, quando parte all'interno, Małyszewska, è una che parte bene, se parte all'esterno è pericolosa per tutte le altre, perché è una che in pista non lesina contatti e cose di questo tipo. C'è sempre la cinese Fan, insomma, cioè, nei 500 metri c'è una concorrenza credibile, però alla fine chi riesce a imporre il suo passo e a fare grandi tempi dei quarti di finale e si riconferma in finale ha veramente poi chance di andare a vincere quella finale. Cioè, la semifinale e i quarti sono fondamentali, perché ti consentono di avere quelle due posizioni che fa la differenza quando devi vincere dalla gara. Poi magari sulla medaglia il discorso è più articolato, ma sulla vittoria è difficile andare a vincere partendo da quarta, ecco, o da quinta, qualora ci fossero avanzamenti e cose di questo tipo. Sì, 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 concordo. Già alcune volte anche nelle fasi di qualifica parti magari in quarta o in quinta e c'è bisogno di comunque di lavorare, anche se magari non hai dentro i fenomeni, hai comunque bisogno di fare la tua bella fatica. E diciamo che, come hai detto tu, io da un po' adesso che sono in bando, che ballo, insomma, e da Vancouver, la mia prima finale olimpica nei 500, poi Sochi e poi a Pyeongchang, diciamo che è stato tutto un progressivo, sempre la di 500 metri è sempre stata la mia distanza preferita, quindi essere in finale per 3 Olimpiadi consecutive, andare sempre a medaglia, anzi poi crescendo, perché abbiamo fatto bronzo, argento e oro, quindi è stato, cioè, anche per me è proprio ho visto, insomma, la mia crescita, quindi vedremo poi, sarà interessante vedere cosa poi riuscirò a fare a Pechino. Io sinceramente sono. Non vedo l'ora, insomma, di rimettermi in gioco, perché comunque ci sono tanti cambiamenti in corso e tante cose nuove che ora non posso dirvi, perché diciamo che non è tutto
tutto confermato, tutto preciso, però se volete più avanti ci possiamo risentire magari tra un mese o che magari ho qualche news in più. Molto volentieri. Vabbè, alla grande, ma io ci aggiungo anche Torino sulle gare di 500 metri, perché tu esci nei quarti di finale, ma il discorso è sempre lo stesso. Parti in posizione 4 e all'interno avevi Fan, che era una cinese molto forte sui 500 metri, e la canadese Annucco e Leblanc Boucher, che poi è arrivata fino in fondo. Cioè, quindi anche lì, con una posizione diversa, magari Renna Fontana a 15 anni, tac, era nella semifinale dei 500 metri. Poi ce l'hai fatta nei 1000, per dire, no? Già lì si vedeva che cosa sarebbe diventata Renna Fontana, perché, insomma, per un'italiana la finale a 15 anni è una roba incredibile, no? Cioè, per una coreana, magari, vabbè, no? Ce ne sono state tante. Cioè, per dire, adesso cito a memoria, ma vittorie Coppa del Mondo di atlete di 15-16 anni saranno tra 75-80, una roba così. E quelle non coreane hanno vinto 3 gare. Poi, ai 15-16 anni, cioè, per darvi una dimensione, no? Ecco, Arianna però a quell'età lì, ragazzi, riusciva a competere per le posizioni che contavano nei mondiali di Milano, che sono praticamente dopo le Olimpiadi, da 16enne porta a casa medaglia d'argento nei 500 metri, che sono effettivamente la sua gara, ma devo dire la gara delle italiane. Poi lei, per la verità, ha vinto dappertutto in Coppa del Mondo, e il titolo mondiale l'ha vinto su un'altra distanza. Però effettivamente controbattere le asiatiche, le coreane, in particolare sui 1500, inizia a diventare un po' più complicato. Ecco, una gara più adatta a loro, che magari partono meno forte, ma hanno questa sparata che fa la differenza. Quando si lanciano, quelle forti fanno paura, ecco. Mentre voi italiane magari siete più vicini alle cinesi come caratteristiche, non lo so, ecco, che sui 500 metri hanno vinto tanto nella storia, mentre sui 1500 hanno sempre perso dalle coreane, ecco, questo può lo spaccato. Sì, diciamo che appunto se guardi forse probabilmente statisticamente Corea distanze lunghe, Cina distanze brevi, e è sempre stato un po' così. Diciamo che ultimamente le cose stanno un po' cambiando, perché comunque anche le coreane adesso sui 500 metri non è che vanno piano e fanno sicuramente più fatica nei primi due giri, ma poi una volta che prendono velocità quelle non le fermi, quindi su quello sicuramente è un, diciamo, 500 metri magari quello si fanno un po' più fatica appunto con la partenza. Però diciamo che, come dicevi tu, io sì, ho fatto bene i 500, ma bene anche le altre distanze. Con gli anni ho cercato di allargarmi un po', neanche nelle altre distanze, perché limitarmi solo ai 500 metri non mi andava, nel senso che va bene essere sprinter, però c'erano comunque, avevo esempi di altri atleti davanti a me che comunque erano forti su tutte le distanze, quindi volevo appunto giocarmi, avere più possibilità di vittoria in più distanze. Quindi sai, se vai a un'Olimpiade sei solo concentrato su una distanza, o se ti va male quella è andata, devi aspettare altri 4 anni, quindi se hai la possibilità di essere competitiva su tutte le distanze individuali, più hai le staffette, è ben tutt'altra storia, quindi che è quello che insomma ho cercato di fare in questi ultimi anni. E poi ci sarebbe l'overall, che è proprio l'unica cosa che mancherebbe nella bacheca di Renna Fontana, che ha bisogno di una competitività un po' ovunque. Ecco, ci pensi alla vittoria overall in un mondiale? Ci pensavo quest'anno, sinceramente. Era un po' l'obiettivo, cioè io volevo arrivare a questo mondiale che è stato cancellato con l'idea di vincere, non di vincere una medaglia in una delle distanze. L'idea era quella di vincerlo overall. Dovremmo rivalutare un po' tutto e dovrò fare un attimo le mie valutazioni per la stagione prossima, vedere un attimo come fare, perché non sapendo ancora se ci saranno gare, quando inizieranno, se ci sarà una stagione normale invece, quindi non sappiamo ancora niente. Insomma, vedremo un po', magari non sarà quest'anno, non sarà l'obiettivo del mondiale, magari ci saranno altri obiettivi, si dovrà un attimo valutare un po' le cose una volta che ci sarà stabilito la stagione agonistica vera e propria.
Ma delle tue rivali di adesso, qual è che ti fa più paura? Cioè, secondo te, oggi chi è la più temibile? Schulting, Buten o altre? Ma allora, che mi fanno paura? Nessuna, nel senso, perché nessuno è imbattibile, nel senso che se io sto bene, mi sento bene, posso dire la mia, non è che anche gli europei, diciamo che alcune gare non sono girate bene, però quando ho corso anche con la Schulting, non è che io non ero ancora al 100% lì, non è che era sto mostro che mi dava metri su metri, quindi ero lì per giocarmela, quindi sarebbe stato sicuramente divertente per me e per chi avrebbe guardato quel mondiale, se fosse stato corso. Però diciamo che sicuramente lei è competitiva nelle distanze più lunghe, anche se comunque ha fatto vedere che comunque anche nei 500 metri sta migliorando. Kim, Dio, sui 500 metri è un fulmine, ha fatto quel record del mondo a Salt Lake che mi ha lasciato a bocca aperta. E comunque anche nelle altre distanze sa dir la sua, perché comunque quando si mette davanti a far ritmo non la fermi. Però ciò non vuol dire che io non posso batterla, nel senso non sono dei mostri come era per esempio la Wang Meng sui 500 metri, che lei partiva, si faceva i cavoli suoi e nessuno poteva andarla a prendere. Non vedo nessuno ora come ora così dominante e imbattibile. Massimiliano, io direi che abbiamo, come dire, abbiamo fatto una bella serie di domande. Per chiudere volevo parlare una, ma ho capito che in generale dobbiamo aspettare un mese per sapere delle notizie che possono essere interessanti. Però per chiudere voglio dire io una cosa e poi chiedere eventualmente a lei. Arianna, in interviste che ho letto del passato, ha detto che le piacerebbe anche fare altro nella vita più avanti, oltre allo sport, che comunque, visto che abbiamo un bel po' di impegni interessanti per il 2026, chiaramente tu sei presa fino a lì in qualche modo, in un modo o nell'altro. Però poi dopo... In che modo, scusa Dario, in che modo 2026? no, è una domanda, In qualche modo. Se lei adesso... Andiamo a Pechino, anni, per favore. 20 anni oggi, 2026 avrebbe 26 anni, quindi... Però l'ha detto, no? Mi sembra che è una cosa non così impossibile. Non è impossibile, diciamo che ovviamente ci penso ogni tanto, perché non posso negarlo, perché comunque sarebbe la chiusura, diciamo, del cerchio perfetta, perché avendo iniziato a Torino, concludere il tutto a Milano con Milano Cortina sarebbe perfetto. Torino e Milano non è tanto lontano, no? Esatto. Ma poi due Olimpiadi in casa chi le ha fatte? È incredibile. No, infatti c'è già solo una Olimpiade in casa, non so in quanti l'hanno fatta, quindi farne due, la prima e l'ultima, sarebbe sicuramente qualcosa di unico. Tempo e acqua sotto i ponti ne dovrà passare e diamo il tempo al tempo. Vediamo adesso di arrivare a Pechino e poi una volta fatta quella si vedrà, valuterò un po' il da farsi, perché comunque ci sono altre cose nella vita che lo short track, e anche se per ora lo short track è la mia vita, ma insomma non voglio neanche, ho comunque sempre avuto il desiderio di mettere su famiglia, quindi anche di avere dei bambini, quindi non è che posso aspettare ad arrivare, insomma, cioè fare il record della donna più vecchia ad avere figli, insomma, quindi non vorrei arrivare a fare quello. Infatti la mia domanda era quella, no? Quant'era, perché Dorothea Wierer ce lo dice da stagioni che lei ha sul calendario il fatto che vuole diventare mamma, ma io volevo dire anche questo, che Arianna, e non so se è una cosa vostra, perché anche quella piccolina, la ragazzina che è andata quando è stato il giorno dell'assegnazione alle Olimpiadi, non mi ricordo come si chiama, spero che sia una che può diventare brava come te, che ha fatto quel discorso. Elisa, parli tu. Esatto. Sì, è tagliata junior in staffetta. Esatto.
sapete parlare l'inglese, tu vabbè, hai la fortuna che comunque lo pratichi in casa, tra virgolette, però lei, come anche la sua giovane collega, hanno questa qualità che potrà servire in futuro, perché ho letto che magari, insomma, potresti essere interessata a un ruolo anche non solo nello sport, ma magari per far sentire, come dicevi tu, la voce di chi non ce l'ha, soprattutto dello sport, che in Italia, anche in questa situazione di emergenza, ce n'è bisogno, ce ne fossero, non guasterebbero. Diciamo che ho avuto, insomma, la possibilità di confrontarmi. Io cerco spesso di confrontarmi con altri atleti, e soprattutto cerco verso la mia età, perché comunque non nulla togliere ai più giovani, però ovviamente vediamo le cose probabilmente in modo più simile. E quindi, parlando anche con altri atleti, senti delle situazioni che mi stringono il cuore, nel senso che uno vuole fare l'atleta, vuole dare il massimo, e poi hai delle situazioni intorno a te che ti rendono tutto più difficile. E quindi sicuramente è qualcosa che questo mi sta a cuore, perché tante volte l'ho vissuto sulla mia pelle, e sentire che ci sono altri atleti in Italia che vivono esperienze simili, vorrei insomma evitarlo, e vorrei trovare un modo per evitare queste situazioni, in modo che, insomma, l'atleta possa fare l'atleta serenamente, allenarsi serenamente per fare quello che vuole fare, cioè allenarsi e andare a fare le gare e vincere. Arianna, io non so se vuoi aggiungere qualcosa, Massimiliano. Pensavo che gli atleti di short track poi hanno delle carriere importanti anche a livello dirigenziale. Yang, no? La più vincente di sempre, Coppa del Mondo cinese, è una delle massime autorità del CIO. Per cui la strada è spianata. Speriamo dopo il 2026, con tanti record da aggiornare e tante vittorie da festeggiare. Continuo così poi tu fai nuove statistiche. No, ma io le tengo nascoste. Forse volte le dico in segreto, così ti motivo, e poi facciamo una grande festa dopo. Speriamo, ne parliamo dopo Pechino, dai. Va bene. Ma già i prossimi mondiali, e la Coppa del Mondo sono molto interessanti, sperando che ci siano, perché poi noi c'è quel problema lì. Sì, dovremmo aspettare e vedere, insomma, cosa decidono le varie nazioni ospitanti di queste competizioni, se decidono di tenerle o no. Arianna, grazie mille, ci ha fatto veramente molto piacere. E volentieri, quando vuoi, aggiornaci sulla situazione. Spero che vada tutto bene il viaggio, soprattutto finalmente poi andare di nuovo a riabbracciare Anthony, e grazie mille, in bocca al lupo per tutto, a presto. Grazie a voi, forza, grazie. ciao. Insomma, grazie davvero ad Arianna. Noi abbiamo Siamo arrivati anche noi alla fine di questo appuntamento. Io, Ambesi, vogliamo anticipare gli ospiti? Facciamo così. Spieghiamo, perché incredibilmente anche noi abbiamo una linea editoriale. Ah, sì? Devi andare a dirlo, però vabbè, dai. E nel senso che oggi abbiamo sentito Arianna Fontana. Arianna Fontana è una dei cinque atleti del 1990 che ha cambiato la storia degli sport invernali in Italia. Lei è stata la prima, perché lei è stata la prima a vincere una medaglia alle Olimpiadi, è stata la prima a vincere una medaglia mondiale, è stata la prima a vincere la Coppa del Mondo. Però dopo di lei il 1990 ha espresso un'altra lunga serie di eccellenze. Alessandro Pittin, no? Mi viene in mente. Medaglia olimpica, medaglia mondiale, primo combinatista a vincere Coppa del Mondo. Chicco Pellegrino, titolo mondiale, primo italiano a vincere una coppa di specialità, no? Capo maschile, coppa di specialità penso in generale. E poi Dorothea Wierer, tre titoli mondiali, due coppe del mondo, nessun italiano aveva vinto la Coppa del Mondo nel biathlon. Per ultima Federica Brignone, no? Prima donna a vincere la sfera di cristallo nello sci alpino. Ecco, tutti questi atleti che ho citato sono accomunati dal fatto di essere nati nel 1990, che per l'Italia è
la classe d'eccellenza, palmarès alla mano, questi atleti sono destinati a vincere ancora tanto. E allora a questo punto ci siamo detti, e finiamo il giro. Quindi Pellegrino abbiamo già sentito, Arianna si è messa a disposizione per la diretta odierna e l'obiettivo è chiudere il cerchio, no? Di questi atleti che davvero hanno fatto la storia e la stanno facendo. Speriamo continuino a farla a lungo. E diciamo che di questi nomi, uno, Alessandro, diciamo che riceve questa sera l'invito, ma poi dopo ovviamente sentiremo anche magari Marica, si pronuncia, io sbaglio sempre, che anche lei è coinvolta col discorso comunque olimpico per quanto riguarda la Val di Fiemme. Le altre due sono già teoricamente, diciamo, arruolate, a posto, quindi nei prossimi giorni vi faremo sapere quando sarà, ma insomma avete capito di chi stiamo parlando, e vi preannuncio questa cosa: può darsi che, diciamo, vada in vacanza la versione by night, ma magari potrebbe, diciamo, poi riprendere una versione estiva, ma diversa, diciamo così, però lasciamolo lì nell'aria, poi vediamo di spiegarvi qualcosa cammin facendo. Intanto, ripeto, vi ringrazio per quanto ci seguite, potete ovviamente seguire questa e anche le altre puntate sulla pagina Facebook di Massimiliano Ambesi, anche su Neve Italia, su YouTube, se volete. Torniamo presto, nel fine settimana sicuramente, per un'altra puntata con un'altra classe 90, anche perché, Ambesi, adesso il calcio, noi non è che ne parliamo tanto, però Italia 90, c'è la ricorrenza l'8 di giugno, perché il torneo, per me è uno dei mondiali più incredibili, ovvio, io mi ricordo quelli dell'82, anche se sono un po' vecchietto, però quelli del 90 avevamo uno squadrone. Ecco, anche noi stiamo raccogliendo questo squadrone dei nati negli anni 90, anche in una sorta di omaggio ai 30 anni di Italia 90. Sono più vincenti i nostri di quelli, Però non erano male, dai, non erano male, c'era Baggio. Non erano male, ma ragazzi, qui abbiamo gente che ha vinto praticamente tutto quello che c'era a disposizione. Ecco, Arianna, che cosa ha fatto in più rispetto agli altri? Ha vinto l'oro olimpico. Comunque, torniamo presto per parlare della classe Italia 1990 degli sport invernali. Per stasera è tutto, mi raccomando, state bene, usate la testa, fate i bravi, che noi torniamo. Ciao da Dario Puppo. Massimiliano Ambesi. Grazie da Alessandro Genuzio. Come sempre. Esatto.